Buongiorno. Ciao a tutti. E eccoci pronti a svelarvi, ammesso che non l'abbiate già capito come alcuni di voi, dove ci troviamo oggi e come avete letto dal titolo. Nuovo video da Bilbao. Oggi ci troviamo sulla parte nuova di Bilbao e abbiamo due appuntamenti per questa mattina. Il primo è la visita al Guggenheim. Secondo, e saremmo già dovuti essere lì a dire la verità. Sì, perché abbiamo preso dei biglietti dalle 11 in poi, però possiamo entrare tutto il giorno fino alle 19. Biglietti che costano 13 euro a testa, almeno in questo periodo, perché il prezzo potrebbe variare in base alle esposizioni temporanee. Il secondo appuntamento di oggi è Sempre al Guggenheim. Come vi abbiamo anticipato nel video di ieri, siamo in un posto famoso per l'arte, l'architettura. Sì, ma non mi fai parlare. Il buon cibo. L'appuntamento, secondo appuntamento di oggi è in un ristorante stellato, anzi nel ristorante stellato all'interno del Guggenheim. Il nostro primo ristorante stellato all'estero, dopo i vari che vi abbiamo portato sul canale. Non ci capiremo una mazza. Comunque tanta roba funziona sempre, anche, sì. In Spagna. Però tutto questo lo vedremo in un altro video. Esatto, per il ristorante faremo un video dedicato come nostro solito. Abbiamo deciso di venire ad esplorare i Paesi Baschi, perché qua c'è davvero molto da vedere, soprattutto perché di solito ci siamo sempre focalizzati su mare e più o meno mare. Bilbao era una meta in cui volevamo venire già dall'anno scorso, poi hanno richiuso tutto, non siamo riusciti a venire. Quest'anno ci siamo fatti coraggio, esatto. Ci siamo tamponati e siamo partiti. Soprattutto perché da qui potremo visitare un mare di posti molto interessanti che vedrete nei prossimi video. Bilbao è la città più grande dei Paesi Baschi e la capitale della provincia di Biscaglia. La città si trova sulle sponde del fiume Nebrion ed è strutturata in tre aree, la parte vecchia, il centro storico ed una parte più moderna. Ed ecco Puppi, un enorme cane creato da Jeff Koons, realizzato in acciaio e fiori. Davvero una meraviglia questo Guggenheim visto dal ponte qua di fronte. Meraviglioso. Inaugurato nel 1997, ha segnato praticamente l'inizio di questa evoluzione di Bilbao. Bilbao che sembra già a primo impatto una città proprio a misura d'uomo, proprio per i percorsi pedonali, ciclabili. E poi comunque parliamo di una città molto più piccola di quanto il museo stesso non faccia sembrare. Poco più grande di Perugia, con i suoi 300.000 abitanti circa. E il museo del Guggenheim è uno dei 12 tesori della Spagna. Fa molto caldo comunque. Sì, tanto, io sto sudando. Abbiamo lasciato i cappotti, ma forse dovevamo lasciare anche la felpa. Il museo è realizzato con 33.000 lastre curvilinee di titanio e progettate con un avanzato software dell'industria aerospaziale. Alle porte del museo troviamo la scultura di un ragno, alta 9 metri e chiamata Mamà. Eccoci qua, usciti di nuovo momentaneamente dal Guggenheim. Ci troviamo di fronte al ragno gigante e proprio di fronte al ragno si trova il ristorante in cui andremo oggi. Una stella Michelin. Il ristorante si chiama Nerua o qualcosa del genere, ma comunque il nome è quello che vedete. E credevamo si trovasse all'interno del museo, invece no, si trova proprio accanto, quindi dovete uscire, fare fatica, sì, 100 metri e poi trovate il ristorante. Comunque potete rientrare con il vostro ticket. Pausa dal ristorante stellato di oggi fatta. Vedrete poi tutto in dettaglio nel prossimo video. Molto molto interessante, molto buono, anche economico per essere da una stella Michelin. Ora rientriamo al Guggenheim perché ci manca il secondo piano da visitare e andiamo a vedere che cosa ci riserverà. Però prima sinceramente facciamo due passi, non tanto perché siamo appesantiti, ma perché voglio sfoderare il mio Mini 2 per fare un voletto qua a Bilbao e riprendere anche il Guggenheim da qualche metro di altezza.
sceso anche il fumo come oggi, ma visto da sopra e con il tramonto è una figata incredibile. E niente, chiudiamo questa prima giornata qui dal ponte sopra il Guggenheim con questo tramonto incredibile dietro di noi. Guardate che meraviglia, mentre Elisa sta scattando foto a GoGo. Trovate tutto poi sul nostro Instagram. Comunque da qua è meraviglioso, meraviglioso. Timelapsino con il tramonto che sta andando dietro il Guggenheim, e hanno acceso anche tutta la nebbiolina sotto, meraviglioso. Ed eccoci qua ai saluti da questo secondo episodio da Bilbao. Questa giornata in giro per Bilbao, anzi in giro per il Guggenheim, è finita e vi vogliamo salutare proprio con questo scorcio sul Guggenheim. Esatto, domani ci vediamo poi con un nuovo episodio. Sì, quello di domani non sarà a Bilbao perché ce ne andremo in giro a vedere i dintorni. È il motivo per cui abbiamo preso la macchina, il motivo vero. Perché ci muoviamo verso nord, andremo verso la costa ad esplorare un po' qualche punto molto interessante. Ma non saranno gli ultimi video sulla città, abbiamo ancora tantissime cose da vedere e abbiamo un appuntamento tra qualche giorno. Esatto. Perciò non perdetevi i video se siete curiosi. Iscrivetevi. Se vi è piaciuto il video mettete like e condividete. Se volete rimanere aggiornati in tempo reale ci trovate su Instagram. E basta. Niente, ora si va di nuovo nella nostra umile dimora a montare il video. Ciao ciao. Ciao. Every part, yeah, 'cause I'm strong and I love the skin I'm in. Every shape, every inch, no doubt there's power deep within, yeah. Beauty ain't a color, ain't a number, ain't a age, nah.